Allora, Lorenzo, una partita che immagino non vi aspettaste assolutamente così come l'avete interpretata. Beh, è stata una partita giocata all'inizio attentamente, poi ovviamente queste per gli episodi decidono molto. Sono stati bravi a sbloccare subito la partita e dopo è stata una partita dove abbiamo cercato di creare occasioni, di portare il nostro gioco offensivo. Noi siamo riusciti ad avere occasioni pericolose, a portare molta pericolosità in area loro. In questo momento l'unica cosa che c'è da pensare è la partita di ritorno, dobbiamo pensare a fare un'altra prestazione per portare il successo alla nostra parte. Cosa è successo? Secondo te cosa è mancato anche magari negli ultimi 20 metri? Quando perdi 2-0 si può dire tutto, si può dire niente. Ripeto, in questo momento a caldo servono tanti aspetti da analizzare, servono tante cose, dobbiamo solo pensare in questo momento a recuperare e a fare un altro tipo di partita sabato e a portare tutta la nostra parte. I tifosi erano dalla vostra parte, alla fine vi hanno richiamato due volte, insomma loro ci credono. E mi sembra di capire che ci credete molto giustamente anche voi. Dobbiamo, siamo arrivati fino a qua, dobbiamo assolutamente crederci, dobbiamo sapere di fare una buona partita sabato per portare il risultato dalla nostra parte. I tifosi ci hanno sempre appoggiato e li ringraziamo, il sostegno non è mai mancato, ecco, dobbiamo fare qualcosa in più la prossima partita. Questi 22-24 giorni di sosta, forse alle seconde, anche visto come è andata ad Avellino e a Torres, non fanno bene. Vicenza, che era già rientrato in corsa, è apparso anche più brillante, anche fisicamente, già con ritmo partita più alto. Ma cercare scusanti in questo momento non ha senso, ecco, io per come la vedo io bisogna vedere gli aspetti positivi, che c'è una partita tra 3 giorni, dobbiamo sapere che dobbiamo vincere e questo è quello che sappiamo e dobbiamo focalizzarci e concentrarci su quello. Siete detti qualcosa adesso, insomma, ovviamente quello che si può dire, ma Musi è stato d'animo affranto, immagino che ci stia in questo momento, ma magari in spogliatoio poi è partita una scintilla proprio in direzione di sabato. È abbastanza facile da capire che non c'è altra scelta che vincere. Quindi dovremmo fare una partita per vincere, dobbiamo sapere che dobbiamo vincere con 2 gol di scarto per passare e questo è tutto quello che dobbiamo fare. Secondo te solo gli episodi oppure magari siete mancati in qualcosa, è successo qualcosa, magari aver preso gol all'inizio, più bello che avevate iniziato meglio la ripresa, subito aver preso il secondo, forse vi ha un po' tagliato le gambe. Ma, ripeto, gli episodi poi cambiano, spostano gli equilibri di una partita in questo momento, ripeto ancora, sarebbe facile trovare tanti alibi, tante cose, noi sappiamo che dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più, possiamo farlo ed è questo su cui dobbiamo puntare forte sabato. Vi dei conti, le 3 occasioni che avete avuto ci sono state, anche il palo di Cretella, ma lì poteva svoltare, Sì. accorciare lo svantaggio poteva essere, no? Allora magari può ricapitare. Certo, noi dobbiamo, ripeto, essere ancora più aggressivi, più forti, più arrabbiati, più tutto per cercare di fare un altro tipo di partita, ripeto, per vincere e vincere con 2 gol di scarto. L'ultima domanda la riservo a te. Essere stato ammonito per prima metà, primo tempo, ti ha un po' condizionato? Beh, sì, non è mai facile giocare una munizione, però, ripeto, ci sono state mille sfaccettature all'interno di una partita che si possono vedere in una maniera o in un'altra. In questo momento, dal mio punto di vista, non ha senso focalizzarsi su quello che si poteva fare, quello che non si poteva fare, questo se ne parlerà poi dopo. In questo momento dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare sabato. Grazie.